Io voglio cambiare le cose. Sono nato e cresciuto con nel sangue, nello spirito, l'idea di voler lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. E credo che nell'educazione ci sia la chiave vera per poter cambiare le cose. Io mi auspico che il cambiamento sia un cambiamento di forma mentale, un cambiamento di come viviamo nel mondo, delle regole sociali che ci stanno attorno. E pensare che la scuola, l'educazione non sia soltanto strumentale al capitalismo e al vivere in questo mondo regolato dall'economia, ma che sia per lo sviluppo di tutta la persona. Il paradigma che sta dietro a questo tipo di educazione è un paradigma trasformativo. Siamo partiti da un'idea che il mondo sta cambiando velocissimamente e c'è bisogno di cambiare anche l'educazione. La cosa che è più importante adesso è insegnare il cambiamento, è insegnare ad essere change maker, per cui non subire il cambiamento che viene dalla Silicon Valley, dal cambiamento tecnologico, ma essere attori del cambiamento. L'educazione si può dividere in due approcci. Un approccio trasformativo e un approccio adattivo. L'approccio adattivo è quello che dice, per esempio, che le tendenze del mercato sono queste, per cui adatto l'educazione a seconda delle tendenze del mercato. Il paradigma trasformativo invece è un paradigma che dice l'educazione significa parlare della società che vogliamo domani. E allora dobbiamo chiedere ai giovani che tipo di società vogliono. E in questo modo noi dobbiamo pensare a quali sono le competenze che servono ai giovani per trasformare la società per come la desiderano loro. E questo è il paradigma che sta dietro al programma Scuole Changemaker. Ci sono 9 milioni di studenti in tutta Italia. Noi non possiamo dare loro queste competenze che noi riteniamo più importanti per gestire il cambiamento. Perché non possiamo andare di classe in classe a insegnare loro l'empatia, l'imprenditorialità, la leadership condivisa, la creatività. Non possiamo neanche andare in tutte le scuole, sono 65.000 plessi scolastici, come facciamo? Non è possibile. Quello che possiamo fare è raggruppare un piccolo nucleo di innovatori, di persone che già stanno giocando questo gioco del insegnare ai giovani le competenze per il cambiamento, e aiutarli e supportarli perché loro possano disseminare questa loro innovazione, questo loro giocare, queste nuove regole del gioco, perché questa innovazione sia la norma, perché tutti i 9 milioni di ragazzi che sono nelle scuole, che sono entrati a scuola a settembre, possano imparare a essere empatici, a essere creativi, a risolvere i problemi, a formare una squadra, a essere felici. Questo è quello che vogliamo fare. Una volta che si è in Scuola Changemaker si crea un ecosistema di supporto. Non vogliamo essere un'altra rete di scuole innovative come ce ne sono centinaia, vogliamo essere una piccola comunità che fornisce delle risorse a queste scuole che possono mettere in circolo nelle loro reti. Delle risorse di ispirazione, di contatti, di metodologie, di innovazione, anche con delle opportunità di viaggi all'estero e connessione con gli imprenditori sociali di Ashoka. I docenti delle scuole Changemaker potranno fare formazione ad altri docenti delle scuole italiane in alcuni appuntamenti che costruiremo nel prossimo anno scolastico. Inoltre quello che vorremmo fare è anche una disseminazione di queste belle storie, perché crediamo che se un'innovazione è bella e vogliamo abbattere e andare oltre le colonne d'Ercole, abbiamo bisogno di dimostrare che il cambiamento è possibile. Per questo vorremmo anche raccontare queste storie, perché la scuola sta cambiando. Per me l'Italia che cambia, ti direi che è speranza. Per me l'Italia che cambia è una convinzione, e l'Italia che cambia è una necessità. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.